Buongiorno, TG1 Storia oggi a Bologna, perché qui a Bologna è stata inaugurata la mostra Lo sport europeo sotto il nazismo e il fascismo. Una mostra quindi che ci parla di sport e razzismo. Prima di entrare a visitarla vediamo alcune fotografie che sono state scattate a Roma. Ecco, come vedete da queste foto, un insulto alla parola ebrea usata ancora come insulto, una scritta probabilmente fatta da un cretino o da alcuni cretini. Il problema è quanti di questi cretini può tollerare una società civile come la nostra. Il problema è anche come far arrivare messaggi contro il razzismo a chi pratica lo sport, a chi vive nel mondo dello sport, a chi ama lo sport. Bene, entriamo allora a questo punto ad approfondire la storia del rapporto tra sport e razzismo, che l'ha sviluppata particolarmente sotto il regime nazista e il regime fascista, e parliamo con gli organizzatori della mostra. Dalle ricerche che abbiamo fatto abbiamo visto che un certo tipo di linguaggio razzista e antisemita purtroppo torna anche oggi, per esempio in Italia, per esempio quando si vuole insultare un calciatore come Ballotelli lo si chiama negro, o all'epoca di Zidane, quando Zidane venne insultato come ebreo, non è ebreo, ma insomma il fatto che il termine ebreo venga usato come dispregiativo in ambito sportivo. Quindi c'è molto da fare, certo, e deve essere la società con i suoi mezzi a farsi carico di questo problema, però sicuramente non basta una mostra, la mostra serve per dare conoscenza. Credo che sia fondamentale non considerare lo sport come qualcosa di avulso dalla società. Al contrario, lo sport fa parte della società e anche in esso si trovano, così come purtroppo in tutti gli ambiti della nostra vita e società, fenomeni di razzismo e antisemitismo ed esclusione. Anzi, lo sport spesso è lo specchio della nostra società, nel bene e nel male, con le sue manifestazioni migliori ma anche peggiori, e quindi è essenziale cercare di andare a capire che cosa è successo 70 anni fa, in che modo lo sport è stato strumentalizzato dai regimi fascista e nazista per mettere in atto un progetto ideologico che ha portato all'esclusione di migliaia di persone e all'assassinio di quasi 6 milioni di ebrei. Mi ha colpito di più il caso precoce del pugile italiano mulatto, definito comunque mulatto, Leone Iacovacci. Leone Iacovacci era un ragazzo pugile negli anni 20, nato da padre italiano e da una madre congolese, una principessa congolese. Abbiamo trovato degli articoli del 27-28, in particolare del 28, di Adolfo Cotronei, che all'epoca era una firma sportiva che andava per la maggiore, su giornali non del partito fascista, su giornali sportivi, in cui c'è un razzismo strisciante, cioè c'è una denuncia del tipo Leone Iacovacci rimane comunque un negro e quindi non dovrebbe meritare questi titoli perché non è un vero italiano. Il talento di Leone Iacovacci è inconfutabile sotto gli occhi di tutti, quindi le folle sono pronte a riconoscerlo, ad applaudirlo. E quindi c'è, come dire, un sottolineare comunque un'indegnità razziale dovuta al colore della sua pelle, senza però sporcare completamente il testo con un linguaggio violentemente razzista come troveremo invece dal 38 in poi. Per esempio, quando allontanano Art Advice, il grande allenatore di calcio ebreo-ungherese che negli anni 30 arriva qui a Bologna e porta il Bologna all'apice della sua carriera calcistica, quando viene allontanato dopo le leggi razziali, la stampa è molto subdola, perché gli articoli dell'editoriale che abbiamo trovato e che sono in mostra dicono Art Advice è stato sostituito da Felsner, cioè da un altro allenatore. Quindi si parla di sostituzione, non si dice minimamente che è stato allontanato, che ci sono state le leggi razziali. Siamo riusciti a trovare articoli di giornali che per esempio a Trieste hanno sancito nell'autunno 38 l'esclusione in tutti i circuiti di ginnastica, di nuoto, di tennis di tutti gli ebrei di Trieste. Per esempio, quando le persone raccontano un nero non può essere italiano, bisogna riflettere su questa parola. Ho due figli che sono nati in Italia e una volta scherzando con delle persone dicono guarda, ho due italiani in casa, e loro mi dicono no, non sono italiano, dico perché? Perché sono nero.
cosa più importante è capire che dietro questo modo di pensare c'è una storia che è molto lunga, fa dei secoli che c'è una gerarchia fra le persone secondo il colore della pelle, e non è che puoi cambiare queste cose dal giorno così, bisogna discutere e fare capire che dobbiamo passare a un'educazione per cambiare il modo di vedere le persone. Ma il vero problema è come far arrivare il messaggio di questa mostra negli stadi, nei campi sportivi dove lo sport si pratica realmente e dove si manifestano episodi di razzismo. Come si può fare e cosa si deve fare? Sicuramente c'è il razzismo dentro lo stadio, però credo che c'è più razzismo fuori dello stadio, perché è la società, è culturale. Per la prossima città dove la mostra dovrebbe andare, che dovrebbe essere Torino, adesso abbiamo una serie di trattative in corso, avevamo chiesto che la mostra fosse allestita all'interno della sede della Juventus, che ha una grande sede anche che si presta bene alla mostra, proprio per quello che dice lei, cioè per dare la possibilità che la mostra non sia intesa solo didatticamente, solo per gli studenti che devono venire a guardare, imparare cos'è il fascismo, tornano a scuola e fanno i loro esercizietti. No, vuole essere appunto uno strumento di presa di consapevolezza anche di quel mondo sportivo che non sempre è pronto a prendere le distanze da alcuni atteggiamenti. Secondo me sarebbe giusto che forse l'arbitro o i giocatori che non sono neri decidono di stoppare la partita, perché alla fine questo è il messaggio più forte, però tante volte le persone dicono non mi tocca e non faccio niente, perché alla fine siamo un po' così. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata del Tg1 Storia che abbiamo girato qui a Bologna sul sito del Tg1 e potete scrivere alla pagina Facebook che state vedendo in questo momento, la pagina del telegiornale della storia, per continuare a parlare del tema sport e razzismo. Termina qui la puntata del Tg1 Storia e grazie per averci seguito.